Siamo arrivati in Slovenia. Abbiamo cercato di andare su alle cascate, solo che ci siamo un po' confusi con le strade e comunque abbiamo fame, quindi siamo tornati a Caporetto con 50 euro, fatto il pino alla macchina. Adesso andiamo a mangiare e poi vediamo come proseguire. Pranzo fatto con un cappuccino, perché si mangia dall'una in poi in Slovenia. Adesso andiamo in un campeggio tipo che è vicino al percorso che dobbiamo fare e lì in teoria si mangia, spero, perché sto morendo di fame. Però cappuccino e tè, 3 euro. Qui in Slovenia ci sono parecchi campeggi e in teoria hanno i ristoranti. In teoria questo era aperto dalle 8 alle 22, in pratica sono le 12:30 ed è ancora chiuso. Quindi anche qua possiamo mangiare. A sto punto andiamo avanti senza mangiare, facciamo tutto il sentiero e poi, boh, vabbè, stasera mangeremo 4 volte più del solito. Ora siamo sul ponte sospeso. Sospeso perché è effettivamente sospeso nel vuoto, non ha niente, è legato solo da questi cordoni d'acciaio. Diciamo che per chi soffre di vertigini barra paure strane non è il massimo. Consiglio qualche moschettone, però anche perché è stretto, effettivamente l'altezza non è poca. Dopo aver percorso quel sentiero lì, che in teoria non è un sentiero, siamo scesi al fiume e devo dire che l'acqua sembra quella di Sorapis, del lago di Sorapis. Veramente bello. L'acqua è fredda. L'acqua è fredda? Come fai a sapere che l'acqua è fredda? Adesso facciamo qualche altra foto e poi proseguiamo verso le cascate. Tanto per la cronaca, questo è il fiume Isonzo. Adesso dobbiamo attraversare questo ponticello qua. Che ha l'aria di essere molto sicuro. Allora, cascate veramente tanto belle. Cascate veramente tanto belle. Soprattutto per la luce che c'è oggi, che non c'è oggi, anzi. Per la stagione giusta, che abbiamo azzeccato senza volerlo, ovvero l'autunno. Ogni tanto guardo le radici degli alberi che mi fanno cadere. Che dire, adesso torniamo all'auto e... cerchiamo un posto dove mangiare. Sì, perché sto morendo di fame. E poi andiamo a prendere le chiavi dell'appartamento, che in teoria ci dovrebbero dare, perché ho chiamato la tipa, mi ha detto che è in giardino a rastrellare foglie. Prego, Alberta Angela. Questo è il ponte costruito dalle truppe di Napoleone nel 1800 qualcosa, per far attraversare tutte le truppe di Isonzo. Basta.
siamo tornati a Cedri Caporetto e andiamo al ristorante dove abbiamo provato ad andare prima, che è recensito molto bene e offre tutte pietanze tipiche. Ho preso salsicce di non mi ricordo cosa con crauti e patate. Ho preso un interessante panino. Cos'è quella vasetta a fianco? Insalata, quella con la maionese. Si chiama insalata, insalata di insalata. Mangiato veramente tanto bene. Ok, quella è la porta dell'appartamento, adesso andiamo a fare il room tour. Cucina, niente male devo dire. Camera da letto, letto, questa è tutta la camera da letto. Una meravigliosa stufetta, alquanto carina. E qui c'è il bagno. Devo dire anche questo alquanto bello, non me l'aspettavo sinceramente. La domanda principale è: perché? Ah, è appoggiato sopra? Eh sì. Bene. Bella questa luce comunque che arriva dall'alto, no? Adesso procederemo a fare un altro video e poi penso che usciremo al volo perché dobbiamo vedere ancora un po' di cose qui a Caporetto, dato che domani forse ci spostiamo. Penso proprio di sì. Siamo venuti al museo, ovviamente, a Caporetto della Prima Guerra Mondiale. Adesso procederemo appunto alla visita del museo e poi andremo al sacrario. Ma torneremo in appartamento perché lei si è dimenticata la macchinetta fotografica, giustamente. Chi io? Finito di visitare, costa 4 euro per gli studenti o comunque ridotto e 8 euro invece per gli adulti e non ridotto. È veramente molto interessante, ci sono molte sale, prendo un'oretta a visitarlo tutto quanto bene, leggendo didascalie eccetera. È tutto anche in italiano, quindi comodissimo. Diciamo che studia la storia di Caporetto partendo dall'antichità e poi si focalizza ovviamente sulla Prima Guerra Mondiale e sulla la battaglia di Caporetto, ovviamente. Non ci abbiamo pensato quando abbiamo scelto di venire qua, però oggi è il 4 novembre ed è il giorno della fine della Prima Guerra Mondiale, infatti è la festa dell'unità e delle forze armate. Sera, al buio, è una cosa inquietante. Siamo pronti per uscire. Pronti ad affrontare il freddo siberiano. Una città giovanile, viva, piena di attività serali da fare. Cerchiamo il ristorante sperando di trovarlo. Pizza dal forno. Se no esce anche dal frigorifero. È anche bello, a dir la verità. La grandezza di queste pizze è sconvolgente. È grande. Considerando che una mia spanna è circa 20-22 centimetri,
quindi è tipo 50 centimetri, due mani per fare una pizza. Pensavo stessi ascoltando cosa aveva da dirti la pizza. Grande. Sussurra le pizze. L'uomo che sussurrava le pizze. Stanno guardando tutti malissimo. Comunque è grande come la mia faccia. Faccia piccola. Paragoni, grande come la mia faccia. Com'è? Buonissima. Sì? I porcini sono veramente tanto buoni. Pizza è veramente buona. Adesso andiamo in un bar che è qui in centro a Caporetto. Se è aperto, speriamo di sì, per mangiare un dolcetto, e se no a casa, che domani ci aspetta un'altra entusiasmante giornata. Abbiamo trovato il dolce, sì. Dopo aver ingerito le ultime 1600 calorie del giorno, siamo pronti per andare a letto, perché domani ci aspetta un'altra avventura. Non so ancora se farò un video unico o se farò due video. Quindi nel frattempo spero che questa giornata vi sia piaciuta, e soprattutto anche il video. Da Cuba Ritz, buonanotte.